Perché c'è grande entusiasmo giustamente a Ferrara per la vittoria che, sul Cesena, che vale appunto il primato solitario. Noi anticipiamo appunto la sintesi di Spal Cesena, andiamo a vedere con Nuccio De Simone. Paradiso e purgatorio, la Spal per il sogno Serie A, il Cesena per allontanarsi dai play-out, il derby emiliano-romagnolo ha obiettivi diversi ma stesse motivazioni, la Spal ha tutti a disposizione, nel Cesena non ce la fanno Perticone e Balzano, sulla destra Di Roberto, in porta Agazzi, Di Rige e Di Paolo di Avezzano. Alla mezz'ora è Crimi ad essere lanciato in profondità, il diagonale Meret para terra, rivediamo il destro del centrocampista. La risposta della Spal, il cross è di Lazzari, la deviazione di Floccari ma tocca per ultimo Di Roberto ed è angolo Spal. Corner corto, Costa mette al centro, sponda di Cremonesi, pallone facile per Antenucci che firma l'1-1, il suo undicesimo centro in campionato. Molto dubbia la posizione comunque dell'attaccante e grandi le proteste bianconere che chiedono il fuorigioco. Le immagini non mostrano se l'assistente alzi o meno la bandierina, giallo per Ragazzi, allontanato Camplone. Chiusura di tempo, ci prova Di Roberto, il centrocampista stoppa e calcia di potenza esterno della rete. Le immagini curate da Carlo Gigliotti ci mostrano il sedicesimo della ripresa, tutto molto bello. Floccari, il cross di Costa, il tempismo al volo di Mora ed è il 2-0 del capitano, gran gol e una Spal travolgente sicuramente quando si distende. Mora che però più tardi, è già ammonito, commette fallo su Rigione e scatta il cartellino rosso. Osserviamo poi la punizione ancora di Di Roberto, esecuzione perfetta come la risposta di Meret. E la Spal chiude addirittura in 9, rosso diretto per Costa, così come chiude la nostra sintesi. E prima in classifica, cinica, spietata, bella da vedere, un gran progetto societario e di squadra. Sicuramente la Serie A per la Spal non è solo un sogno. C'è da dire che comunque anche il Cesena oggi ha fatto vedere cuore e determinazione, un Cesena che probabilmente merita di più in questo campionato. Migliore in campo comunque Meret, Spal batte Cesena 2-0. Linea a te, Paolo Paganini. Ecco, grazie Nuccio. Secondo appunto quello che abbiamo visto, poi alla fine forse, voglio dire, decima vittoria, capolista in casa, capolista, però eccessivo forse il nervosismo, cioè rimani in 9 uomini in una partita che comunque hai tenuto in mano. E poi dall'altra parte un Cesena che invece, esatto, al di là, recrimina, ma è anche in una situazione di classifica pesante. Non merita la posizione di classifica perché è una squadra che gioca un buon calcio, ben messa in campo da Camplone. Oggi ha fatto meglio il Cesena della Spal fino al gol di Antenucci. Dubbio, poi non si, le immagini non evidenziano se era fuori gioco o meno, sì. Però poi la partita è diventata nervosa, molto nervosa, dove la Spal però ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli, abituata a giocare per vincere, l'anno scorso in Lega Pro, quest'anno in Serie B. È una squadra che mi segna 14 volte a fine primo, 14 gol a fine primo questione tempo di mentalità, 14 dici. Gol al secondo tempo, e questo chi l'ha data? L'ha data il suo allenatore, è il valore aggiunto di questa squadra e i ragazzi seguono appieno quello che chiede il proprio allenatore. Quindi complimenti alla Spal, ma il Cesena sicuramente si rifarà perché è un'ottima squadra. Ci fermiamo un attimo, Roberto, lo diciamo.